E giustamente, come mi ha fatto notare una mia collega, in inglese scrivere stop the wars non è proprio corretto. Stop the war o stop wars? Queste sono le due opzioni corrette, non stop the wars. Ciao a tutti dal Piero. Allora, anche quest'anno facciamo il discorso di fine anno, ovviamente. Ringrazio Edin perché mi presta uno spazio sul suo canale per poter fare quello che è il mio discorso di fine anno. Come tu... Oh, mi piace lo sfondo in queste montagne innevate, un po' stile regione Harz della Germania. Il mio canale attualmente è in ghost, quindi non si può vedere. Ovviamente per colpa di qualcuno, ma non vi preoccupate, probabilmente nel 2024, probabilmente, tornerà disponibile. Il discorso di quest'anno è un discorso un po' complicato, un po' elaborato, l'ho già provato e riprovato diverse volte. È realmente un discorso complicato perché gli avvenimenti che hanno cambiato l'Occidente e il mondo dal 2000 al 2020 sono relativamente pochi. Ma quelli che stanno cambiando questo mondo dal 2020 al 2023 sono veramente tanti. Dal 2000 al 2020 siamo riusciti in qualche modo a elaborare quello che accadeva. Dal 2020 al 2023 sono successe tutta una serie di cose, non solo politiche, ma anche a livello geologico, anche a livello umano, che stanno realmente sconvolgendo non solo l'Occidente, ma il mondo. Vabbè, dai. Insomma, ce ne eravamo accorti che dal 2020 in poi fossero successe delle cose che hanno leggermente cambiato la società umana, no? Perché è una cosa che ha riguardato tutto il mondo, leggermente ce ne eravamo accorti, ma proprio... La nostra vita non tornerà più come prima? Ovviamente no. Certo, ovviamente no, perché niente torna come prima, visto che il prima è il passato e chiaramente il presente non può essere logicamente come il prima, come il passato. Questo lo dicevamo già all'inizio del 2020. Anche questa volta abbiamo visto che la nostra vita non è più quella che era prima del Covid. Vabbè, certo. Sicuramente non sarà più come prima del 2020, prima del 2019. Come potete vedere qui agli angoli, da una parte e dall'altra, di qua e di là, abbiamo i due conflitti che hanno caratterizzato realmente questi 4 anni dal 2020. Beh, realmente ci sono tanti altri conflitti che non vengono nominati e che anche hanno un effetto negativo. Nel 2024 ne hanno caratterizzati, ci hanno messo paura, ci hanno portato di nuovo a pensare che siamo umani e soprattutto che siamo deboli, fragili e soprattutto che siamo mortali. Quello che sta accadendo in Russia e in Ucraina con la Russia è destinato probabilmente a finire col 2024, anche perché speriamo che ci becchi il Piero della Francesca. Sarebbe bello se almeno uno di questi eventi brutti finisse nel 2024. Sono convinto che con l'arrivo di Donald Trump questa guerra andrà a scemare in qualche modo. Come con l'arrivo di Donald Trump? Ma io spero che, insomma, Donald Trump non venga eletto, perché lui è tutto tranne che un pacifista. Ragazzi, ma Donald Trump, scherziamo? Cioè, avete visto cosa ha fatto negli Stati Uniti? Cioè, quello è un fonato, Trump, ma per carità. Forse non subito, ma probabilmente andrà a scemare tra il 2024 e il 2025, forse a fine 2025. È una guerra che non ha più un futuro. Speriamo. Ok, quindi sappiamo che l'Ucraina non ha più risorse e che la Russia sta realmente...
sicuramente se viene eletto Donald Trump, purtroppo le guerre un futuro ce l'avranno. Ripeto, Donald Trump non è un pacifista, tutt'altro, è un essere, perché non lo chiamo neanche un essere umano, è un essere che fomenta odio e basta. Combattendo da 2 anni con un braccio legato dietro la schiena. Questo perché ci basta guardare quello che sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e la Palestina, dove in una sola notte Israele ha fatto una strage incredibile. E Israele ovviamente non è la Russia, ok? Ma al di là di questo, il 2023 è pieno di accadimenti. Israele non è la Russia? Beh sì, effettivamente sono 2 nazioni differenti, dunque non vedo il punto nel dire Israele non è la Russia. Che significa? Cioè, niente. Particolari. Ricordiamo la morte di Silvio Berlusconi, tanto per dirne uno. Ricordiamo le varie guerre scoppiate e finite in Africa. Ricordiamo i vari governi che si sono ribaltati in Africa. Ricordiamo l'Azerbaigian che ha chiuso una guerra creando 30-40 mila morti. Quindi stiamo parlando realmente di un mondo che sta cambiando e ci sta portando via quello che è l'essere umano, ci sta togliendo la possibilità di essere umani. In Palestina fino ad oggi sono stati fatti più di 11.000 morti fra i bambini. Più di 11.000 morti sono bambini in Palestina. Questa non è più una guerra, non è più un conflitto. Questo è un vero e proprio genocidio. 11.000 bambini non sono 11.000 terroristi, capite? È un vero e proprio genocidio. E se ci giriamo dall'altra parte, se non facciamo niente per fermare questo genocidio, non facciamo niente per fermare questi 2 conflitti, siamo sporchi anche noi di sangue come chi invia armi o come chi bombarda, come chi sostiene queste guerre. Anche noi abbiamo le mani sporche di sangue così come gli altri se non facciamo niente. Informare la gente, scendere in piazza, creare dei veri e propri, dei veri e propri, delle vere e proprie dimostrazioni pro pace. Io non sono né pro Hamas né pro Israele, io sono pro pace. Bisogna fermare questa roba. Qui ci troviamo d'accordo, anche io sono pro pace. Essere pro pace vuol dire essere anche, insomma, prendere una posizione, come chi prende posizione per Israele, chi prende posizione per la Palestina. Prendere posizione per la pace, appunto, è anche un prendere posizione. Fermare questa guerra, queste guerre, e non sono le uniche. Nel 2020 e 2023 i cambiamenti hanno impostato il nostro futuro, e fra le varie impostazioni del nostro futuro ce n'è una che sta arrivando e che tutti quanti sapevamo che sarebbe arrivata, ed è quella tecnologica. La tecnologia è arrivato il momento in cui vi ricordate quando dicevo la tecnologia impatterà? Vabbè, qui un momento Lambre benedettiano, vi ricordate quando dicevo questo qua è un po', no, il Lambre benedettismo che sorge in maniera totale sulle nostre vite. Ecco, è arrivato quel momento. È da mo' che la tecnologia è presente nella vita di tutti i giorni e in modo forte. È arrivato quel momento. La tecnologia. Il giorno del giudizio, Terminator. Sta impattando sulla nostra vita in maniera totale, in modo tale da sbarazzare tutto ciò che è analogico, tutto ciò che non è digitale, tutto ciò che non è tecnologico. In alcuni posti ci sono fabbriche. Boh, secondo me su sto punto esagera, Cioè, anzi sì, la tecnologia è molto presente, ma mo da qui a dire che, insomma, succederanno delle cose un po' apocalittiche, tra virgolette, grazie alla tecnologia, non lo so. Elon Musk che hanno soltanto dei robot all'interno.
sono robot, non c'è un essere umano. Ok? È arrivato. Il futuro è arrivato. Vi ricordate quando vi dicevo il futuro è qui? Eccolo. Vabbè, grazie che il futuro è arrivato. Cioè, nel 2022 dico che tra due anni sarà il 2024. Cioè, è chiaro che il futuro è arrivato. Cioè, boh, non lo so. A me sti discorsi non ne vedo il punto, sinceramente. Il futuro è qui, è oggi, è arrivato. Il 2024 sarà un anno di impostazione, mentre nel 2022 e 2023 hanno cercato di darci alcuni input per quello che era il cambiamento climatico, per quello che è l'inquinamento. Oddio, qui non lo seguo per niente, non sto capendo dove vuole andare a parare, cioè, sono cose talmente ovvie. Cioè. Ovviamente si sono dimenticati di dire alla Coca-Cola di non produrre più plastica. In COP27, quella del 2022, la Coca-Cola era il primo oratore a parlare di inquinamento, quella era la prima lobby a inquinare. Quest'anno la COP28 è stato veramente pesante per tutti, perché gli arabi non sono disposti a rinunciare a... Gli arabi, cioè che io sappia, si parla di Emirati Arabi e non di arabi in generale, perché dire arabi, cioè, che vuol dire? Come dire Africa? Africa è un grosso continente, che vuol dire se mi dici Africa? Tutto e niente, cioè, ci sono diverse situazioni nel continente africano, ci sono diverse situazioni nel mondo arabo. Cioè. Alla produzione di carburanti fossili. Non sono disposti. Sarà un conflitto vero quello fra Unione Europea e mondo arabo. Unione Europea che sì, ma il mondo arabo, non tutto il mondo arabo, una specifica parte del mondo arabo. Non so, generalizzare così non ne vedo il punto. Non ne vedo il punto. Cioè, dire il mondo arabo, ripeto, come dire Africa, che, ci sono talmente tante micro situazioni che... Nel 2023 si è dimostrata sempre più debole, sempre più debole, sempre più debole, sempre meno unita, sempre meno unita. Un'Unione Europea che è... Vabbè, qui un momento anche un po' l'ambre nedettiano, un momento che oserei dire un po' complottista, no? La gente che è contro l'Unione Europea, quello è un po' un segno di essere complottista, secondo me. Destinata a finire, non nel 2024, ma è destinata a finire. Il 2024 potrebbe essere l'impostazione per il crollo dell'Unione Europea e per il crollo di questa unione inutile che è la NATO e che ha visto in qualche modo anche l'Ucraina entrare dentro questa organizzazione. Con l'entrata dell'Ucraina probabilmente abbiamo segnato il punto di inizio per la fine della NATO. Semplicemente perché accettando l'Ucraina all'interno della NATO, ora il conflitto con la Russia diventa veramente più pericoloso. L'anno prossimo sarà Donald Trump, molto probabilmente, a sedere nello studio ovale. Speriamo di no, Quello sì che, ripeto, sarebbe proprio la fine, secondo me, del cosiddetto mondo occidentale. Dai, Donald Trump, ragazzi. Boh, io non so come si faccia a credere a Donald Trump. O quantomeno io credo che sarà così. E sarà ovviamente Trump a tirare le fila di questo conflitto. Ma ovviamente, perché ovviamente? Niente è ovvio nella vita, no? Non concordo. Conflitto che è destinato a morire. Trump ha fatto un sacco di promesse, ma tanto non potrà mantenerle. Se ci proverà, lo faranno fuori così come hanno fatto con Kennedy. Speriamo. Però è chiaro che l'arrivo di Trump è una vera svolta. È una vera svolta. Perché... Sì, svolta in negativo però.
è perché gli Stati Uniti nel 2023 sono andati in default. Nessuno ve l'ha detto, ma gli Stati Uniti sono andati in default. Nessuno a parte. Come nessuno ce l'ha detto? A parte chi? È sottoscritto. Eccolo, parte il sottoscritto. Grande Piero. Sono andati in default nel 2023. Come sono andati in default? Nessuno ci ha detto che. Io ve lo dissi. Gli Stati Uniti sono andati in default. Hanno alzato la soglia di default, ma di fatto sono in default. E qualcosa devono pur fare per poter rientrare. Ovviamente. Sicuramente qualcosa faranno, perché gli Stati Uniti è fatto di esseri viventi, vivono e dunque fanno, come ovunque. Se crollano gli Stati Uniti, crolliamo anche noi dietro di loro. Ecco dove, sarà segnata ovviamente la fine dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea non si sgancia, ecco quale sarà realmente la fine dell'Unione Europea. Insomma, il futuro è molto incerto. Dire che il futuro è molto incerto, ma è normale che è molto incerto, è la natura del futuro stesso, deve essere incerto, altrimenti che gusto c'è? Noi non le nostre mani, come sempre. Beh, chiaro. E quindi saremo noi a dover scegliere cosa fare. Ma va? Ma va? Io, come l'anno scorso, anche quest'anno vi chiedo un solo proposito, torniamo a essere umani. E dimentichiamoci di essere di religioni diverse, di etnie diverse, di pelle diverse. Torniamo a essere umani. Cominciamo a ricordarci che ogni vita è vita. Giusto, giusto. Questo è un bel messaggio, ok. Vabbè, finiamo di vedere questo video, ragazzi. Cosa che probabilmente questi signori qua, questi qui, gli israeliani, hanno dimenticato. E questo è un passo del Talmud. Però un po' di parte è il Piero, cioè, ha detto che è pro pace, non è pro Palestina, non è pro Israele. E però parrebbe essere un po' pro Palestina, che ci sta, basta ammetterlo e non c'è problema. Che è la Bibbia degli israeliani. Un bacio e un abbraccio al Piero. Mi auguro realmente che possiate fare un buon fine d'anno e un buon inizio d'anno. Mi auguro realmente che il vostro fine anno possa essere gioioso e che il vostro inizio di anno possa realmente essere pieno di salute e pieno di gioia. Salute di cui abbiamo bisogno tutti, compreso il sottoscritto. Speriamo di vederci ancora nell'anno prossimo. Speriamo. Probabilmente sarà ancora sul canale di Edin, dove potrò pubblicare probabilmente un paio di video, credo. E va bene. Oh, buon anno anche al signor Piero della Francesca. E niente, ci salutiamo ragazzi, al prossimo video, ciao.